Ciao ragazzi, io sono Red e oggi vi mostrerò come pulire il vostro cecchino. Se avete giocato soft air da abbastanza saprete che il cecchino tende sempre e comunque a immerdarsi, sporcarsi di fango e bisogna tenerlo pulito perché è essenziale per una buona manutenzione della propria attrezzatura. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande e... Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Going new and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to... Bene, la prima cosa da tenere a mente è che lavare il cecchino e lavare il fucile sono due cose distinte, quindi questo lo allontaniamo. Il secondo passo, che è essenziale per lavare il cecchino, è rimuovere qualunque tipo di elemento elettronico dal corpo del cecchino. Quindi anche queste le rimuoviamo. When you try your best, but you don't succeed. Una volta rimosso tutti i componenti elettronici, ovviamente il fucile, possiamo passare alla fase 2. Bagnare il cecchino. Una volta bagnato il cecchino, con l'acqua che vi è rimasta, prendete del detersivo di cui non dirò la marca, ne versate giusto un pochino all'interno della bacinella, come potete vedere, con una spugna lo agitate fino a quando non fa questa bella schiuma. Guardate com'è bella la barra! Fa schiuma ma non è un sapone! Una volta fatto ciò, cominciate a lavare il vostro cecchino. Mi raccomando, non saltate neanche un punto, perché poi dopo sono problemi. Lavarlo a metà non è mai piacevole. Per favore si giri. Perfetto, così. Vedete, deve rimanere la schiuma sul corpo. E mi raccomando, usate una spugna abbastanza morbida, così che non sia sporca, perché sennò graffiate la vernice. Anche la testa, dietro le orecchie. Alzi le ascelle, bravissimo. Dove si accumula la cricca. Poi dopo facciamo anche il posteriore. Se poi vi avanza un po' di sapone, potete approfittarne. E finire di insaponare, visto? Perfetto. Vediamo anche il naso, perfettamente. Successivamente lasciatelo riposare al sole per 2-3 minuti. Ti stai divertendo? Bene, una volta che il sapone ha fatto effetto è arrivato il momento di risciacquare il nostro cecchino. Vi consiglio di farlo con un doccino ad alta pressione in modo tale che il risciacquo del sapone venga omogeneo. Così, in maniera omogenea. In maniera equa. Perfetto. Quello che il metodo Red Fox per il lavaggio del cecchino vi offre non è solamente una banale sciacquatura e lavata del corpo, ma anche del capello, del cuoio capelluto della ghillie. Perché non dimenticatevi che una ghillie smunta, smorta, con un capello poco vivo, non si confonde, non si mimetizza come dovrebbe all'interno dell'ambiente circostante e quindi perde di efficacia. Ecco perché andremo a, sempre coprendo i marchi, lavare con shampoo e balsamo. Non dimenticatevi il balsamo perché altrimenti non avrete quell'effetto bello spumoso sulla ghillie o ghillie, perché entrambi hanno i capelli crespi. È importante tra l'altro utilizzare shampoo professionali per evitare l'effetto barboncino e quindi quello spiacevole effetto da capello non lavato bene. Tutto bene? Stai divertendo? Una volta insaponati i capelli, lavateli in questa maniera. Una volta applicato lo shampoo, non dimenticatevi però che bisogna mettere anche balsamo, giusto un paio di noci per rendere il capello e il cuoio capelluto della ghillie più morbido ma allo stesso tempo più duro. Non ci aspettavamo schiumasse così tanto. Arrivati a questo punto vi consiglio non di tirargli l'acqua in faccia come ha già subito, perché potrebbe arrabbiarsi, ma di versare delicatamente l'acqua in cima in modo tale da risciacquare tirata. Ecco qua, perfetto. Bene, una volta finito di sciacquare anche il cuoio capelluto del vostro cecchino è arrivato il momento di fargli la barba. No, su, forza, fai a modo. Come vedete, molte volte quando tentate di rasare il vostro cecchino lui potrebbe non prenderla troppo bene. Vi consiglio quindi di calmarlo, dargli uno zuccherino, farlo stare a suo agio e poi dopo depilarlo quando meno se lo aspetta. Noi ci siamo bruciati purtroppo questa parte, quindi passeremo direttamente all'ultima fase. Bene, siamo ormai arrivati alla conclusione di questo nostro incredibile processo di pulizia del cecchino. È importante però ricordarsi di appenderlo e fissarlo con le dovute mollette e con attenzione, in quanto si rischia poi di andare a vanificare tutto il lavoro fatto fino adesso. Attacchiamo dunque l'ultima molletta, eccolo qui, lo lasciate riposare per finché non si asciuga, diciamo, e poi avrete pronto, lavato e profumato il vostro cecchino.
Bene, questo è indicativamente tutto quello che volevo dirvi. Spero di aver risposto al commento del gioviale ragazzotto che mi ha scritto nell'ultimo video. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e stay hungry! Puoi abbassarle. Secondo te come la prenderanno? Meglio di me, cazzo. Cecchino, a terra.